sul punto. L'ordine del giorno reca l'audizione dell'imprenditore Andrea Bulgarella del gruppo Bulgarella SPA. La commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, che ho l'onore di presiedere a seguito della segnalazione ricevuta in data 2 febbraio 2022 attraverso il sistema di segnalazione dei disservizi bancari gestito in collaborazione con la Guardia di Finanza, nonché di diverse notizie stampa che hanno riguardato la persona del signor Andrea Bulgarella e le società a lui riconducibili, il gruppo Bulgarella, intende acquisire maggiori informazioni sulle vicende relative ai suoi rapporti con il sistema bancario, rientranti negli ambiti di competenza di questa commissione, anche a sostegno dell'attività istruttoria in corso presso il citato sistema di segnalazione. Quindi specifico che l'attività non inizia oggi riguardo al dottor Bulgarella, ma già è stata recepita ed analizzata in via istruttoria dal nostro sistema di segnalazione. È oggi presente in rappresentanza del gruppo Bulgarella il signor Andrea Bulgarella, che ringrazio. Ricordo che l'audizione ad oggetto questioni relative agli attuali rapporti tra il gruppo Bulgarella e il sistema bancario e non le pregresse vicende giudiziarie che hanno riguardato il signor Bulgarella. Quindi invito il signor Bulgarella a svolgere la sua relazione in un tempo massimo di 30 minuti, cui seguirà successivamente il dibattito. Prego, signor Bulgarella. Sono abituato. Volevo ringraziare lei, signor Presidente, che mi ha dato questa opportunità e a tutti i componenti. Voglio fare una premessa. Deve stare vicino al Sì, microfono perché purtroppo non voglio si fare sente. una premessa. Io non ce l'ho con le banche o con i banchieri. Io rappresento un'azienda da quattro generazioni, io lavoro da 52 anni. C'è stato sempre un bellissimo rapporto dal 1902. Io ho iniziato nel 1976, 79, e per me è stato il partner ideale. Se oggi faccio l'imprenditore vero e il costruttore a livello nazionale, lo devo anche alle banche e alle istituzioni. Quindi questo come premessa. Ma ce l'ho un po' con questo mondo drogato delle banche. Si parla di derivati, di usura, anorosismo, estorsione, NPL, fondi speculativi. Cioè, io domani sono a Milano, incontro cinque fondi speculativi. Mi spaventano. Chi sono? Non si sa da dove vengono i soldi. Questo è il mondo che mi sta spaventando. Bene, poi non vi voglio annoiare perché potrei parlare, anche se sono in imbarazzo, sono in soggezione, però. Voglio andare al sodo, la mia esperienza, eccola, se mi è possibile parlare della mia esperienza. Vi ringrazio ancora. Dividerei in due fasi la mia esperienza. La prima fase che va dal 2012 al 2015, quando è iniziata la grande crisi dell'edilizia. Devo dire che in Italia, soprattutto nel Meridione, arriva nel 2011-2012, anche se è iniziato nel 2009, dove le banche, ma io lo dico in faccia, l'ho detto sempre per i rapporti che avevo, che io ero forse il cliente, il miglior cliente, soprattutto in Sicilia, ma anche in Toscana, con le banche. Sono stati dei conigli, sono scappati tutti. Io sono un imprenditore che ci metto la faccia, che lavoro 18 ore al giorno, che ho centinaia di dipendenti, che credono in me, che ho fatto veramente i veri recuperi da Favignana, che Trapani, a Misurina, dove i miei operai hanno fatto grandi sacrifici, soprattutto quando sono arrivato a Misurina, è una parentesi, che non conoscevano la neve e per 3 mesi non sono usciti dall'albergo. Questa è passione, questo è amore per il proprio lavoro e rispetto alla propria azienda. Io non ho mai licenziato un dipendente, mai. Ecco, però le banche ci hanno lasciato solo. Io ho avuto la forza di continuare, svendendo tutto, anche i miei oggetti personali, e ho finito tutti i lavori senza le banche. Perché le banche volevano a tutti i costi, e io in parte ero d'accordo, a ristrutturare il debito. Io gli dicevo, ma direttore,
Ma lei mi conosce, conosce la mia azienda, è un'azienda sana, che c'è un indebitamento del 12%, perché devo fare la ristrutturazione? No, la ristrutturazione va fatta, così è tranquillo, ma la ristrutturazione andava fatta, secondo le banche, poi non so se avevano ragione o no, perché c'è tutto un meccanismo di professionisti di tutti i tipi, dove si stanno arricchendo per fare il 67 o il 182, e tu sei costretto ad andare dietro a queste cose. Io gli dicevo, ma finisco i lavori e pago tutto. Io l'80% dei miei immobili non erano nemmeno ipotecati. No, dobbiamo fare la ristrutturazione. Per di più, una cosa anomala. Mi rivolgo al senatore Annutti, che è un po' esperto, che ti indicano pure i professionisti. A un certo punto l'Unicredit, non faccio nomi, mi hanno indicato un professionista, poi cambia il funzionario, mi dice no, dobbiamo prendere dei professionisti internazionali, KPMG, che mi sono spaventato, dico ma sono dei servizi segreti, ma proprio la mia ignoranza, io poi invece ho capito che erano i professionisti. Mi scusi un attimo, signor Bulgarella, devo un attimo interromperla. Noi abbiamo due possibilità in questa commissione, regime libero e regime segreto, e sono diciamo un passaggio delicato. Lei segua la sua relazione, perché noi su quella relazione abbiamo controllato che potesse essere tutto il regime libero. Poi, dopodiché, se ha chiaramente ulteriori informazioni, la commissione comunque le acquisisce e comunque va avanti nelle indagini, però dobbiamo segretare. Quindi lei segua, come hanno indicato gli uffici, ma io non voglio leggere quello che scrive. No, no, vabbè, ma perché deve, perché dobbiamo organizzare bene la sua a sostegno e a tutela di tutti. Poi, dopodiché, se lei ha da aggiungere, può aggiungere quello che vuole, però segretiamo la seduta e noi facciamo poi dopo tutti quanti gli approfondimenti. Prego. E vado dietro, nomino anche i professionisti che mi vengono indicati, però i professionisti non inseriscono le mie contestazioni che avevo fatto, le perizie econometriche. Assolutamente. Non me li trovo dalla mia parte. E si passa del tempo, d'altronde io finisco i lavori, loro mi hanno bloccato i finanziamenti dei mutui, poi me l'hanno sbloccato perché l'abbiamo minacciato di danni, e quindi questa è la prima fase. Si va avanti, io bene o male finisco tutti i miei lavori. Seconda fase è il terremoto, perché mi succede una cosa strana, non nella mia regione o dove io lavoro, in una città che io nemmeno lavoro. E il penale, mi fanno, diciamo, la seconda fase, che mi mettono sotto inchiesta per un reato gravissimo. Però obiettivamente la magistratura mi ha deluso. Perché mi ha deluso? Perché hanno archiviato tutto nel giro di pochi mesi, dopo 5 anni di essere sotto inchiesta. Mi hanno deluso perché volevo il confronto con questa gente, non si è riuscito, perché mi hanno archiviato tutto subito. E, diciamo, ma questo mi ha comportato dei danni enormi. Io non cerco soldi, non cerco danni, non mi interessa, a me mi interessa solo lavorare. Mi hanno però le banche chiuso, addirittura la stragrande maggioranza, lo stesso giorno che viene pubblicato questa inchiesta, mi chiudono i conti, ma mi chiudono anche, mi fanno rientrare anche dei mutui irregolari, che io ero regolare, anche con le contestazioni che avevo fatto, ero regolare. Poi evidentemente si va avanti, no? Va avanti, ma non va avanti bene, perché non mi danno i conti correnti, non mi danno la carta di credito, non mi danno la cosa che per un imprenditore alberghiero, io sono costruttore, imprenditore, ma anche gestivo 15 dei miei 25 alberghi. Non posso più lavorare, perché tutti, mi insegnate voi, se non c'è il posto, un'attività commerciale, non si può andare avanti. Ok? Benissimo. E quindi io do in gestione
o svendo, o dovevo svendere, o davo in gestione al primo che arrivava i miei alberghi. Quindi io non mi trovo più con un albergo, sono in gestione. Adesso le banche pressano perché devo rientrare e vengono dietro tutti i fondi speculativi, la parola stesso lo dice, non faccio nome, ma devo dirle che i fondi sono speculativi, no? Lo vedo ogni giorno e quindi questo è il mio dramma dal 2015, dall'ottobre 2015 a oggi. E evidentemente nel 2020 mi convincono alcuni i miei collaboratori, i miei avvocati eccetera di fare l'accordo con le banche per poter andare avanti. 2020 faccio 67 in alcune società, il 182 che è la legge fallimentare per coprirmi, altrimenti mi minacciavano di farmi fallire, anzi mi avevano fatto istanze di fallimento, poi evidentemente hanno visto che stavano esagerando perché i conti addirittura molti erano in attivo e i mutui erano regolari e fanno la desistenza, credo si chiama desistenza, no? Parola tecnica, la desistenza. E quindi faccio l'accordo, e mi riconoscono circa 40 milioni, mi riconoscono dall'accordo, ma non per farmi uno sconto, perché io avevo chiesto 70 milioni dalle perizie, pensavo che tutto finisse, invece ancora peggio. Cioè, addirittura una banca, non faccio nome, non posso fare i nomi, una banca che mi ha aperto i conti per fare un'operazione, dovevo andare in banca, mi facevano aspettare 3, 4, 5 ore fuori, poi mi davano il permesso per entrare, per fare l'operazione, ma non potevo fare l'operazione normale come si faceva prima, volevo sapere dove ero, eccetera. Mi sentivo talmente mortificato che non ci sono andato più. Avevo trovato la posta, che aprivano i conti a tutti, me lo diceva anche i funzionari, no? Me sono venuti a trovarmi disponibile, perché nella mia città, o dove io lavoro, mi conoscono tutti, che sono un'azienda d'immagine, che non ho avuto mai problemi, però poi arrivava alla direzione generale o al consiglio di amministrazione, arrivava il rifiuto totale di aprirmi i conti. Quindi subivo delle mortificazioni continuamente. Bene, dice, ma attualmente i conti sono aperti? Attualmente i conti, molte società, anche in società che non ho fatto nemmeno il 182 o il 67, che sono in attivo senza debiti, non mi aprono un conto. E sono 7, 8, 10. Qualche altro c'è il conto aperto grazie a una banca privata, che mi è costato un mare di soldi per aprire i conti in una banca privata, ma non posso operare come imprenditore, posso soltanto depositare. Ma questo già è un sollievo, perché io mi trovavo, perché adesso ricevo gli affitti, milioni di euro senza poterli addirittura depositare in una banca. Quindi in questi giorni c'è stata questa situazione. Poi c'è stata questa banca grossa, importante, non faccio il nome, che tutte queste conti correnti che mi aveva aperto su 5-6 società, mi ha mandato adesso la raccomandata e mi li chiude pure. Bene, io, vedi, posso capire, ma non giustificare, un PM mi mette sotto inchiesta, sbaglia, eccetera. Vabbè, posso capire, ma non giustificare le banche, perché fanno i suoi interessi, per me non sono più banche, però il sistema è questo, vabbè. Io potrei andare all'estero, posso andare, ma io non vado, io sono un cittadino italiano, amo la mia terra, amo la mia Sicilia, io faccio cose solo di qualità, recuperi, d'immagine, io non voglio andare in nessun posto. Ma oggi mi rivolgo a voi, allo Stato, ma è possibile che un imprenditore vero, che vuole lavorare, le attività produttive vengono escluse da questo sistema? Questo vi chiedo, io non chiedo altro. Ecco, io posso pure concludere. Cioè, il problema è che chi realmente fa quello che vuole, non voglio usare parole forte perché magari, non lo so, io fuori lo dico a loro, quelle che sono, però gli è consentito tutto.
perché uno che mi riconoscono 60 milioni vuol dire che qualcosa era successo, addirittura c'ho cause pure, banche che si tenevano addirittura gli affitti oltre a pagarsi il mutuo in più, quindi ci sono diverse cause in corso, ma io non sono fatto per le cause, io sono uno che voglio lavorare e basta, e dare continuità alla mia azienda e poter dare la possibilità ai miei dipendenti, che sono delle persone speciali, che non devo licenziarli, ma devo dare il futuro. Ecco, questo io voglio. Riflettete un attimo, perché chi realmente fa tutte queste cose, e io lo posso dimostrare, ho le carte, ho scritto perfino due libri, ma è chi realmente non chiede nulla, ma vuole solo lavorare in un modo onesto, non è nelle condizioni di lavorare. Porto due esempi. Dice, ma tu che te ne fai con il POS? L'ho detto poco fa, non posso lavorare con gli alberghi. Ma il conto corrente, io ho subito un intervento, sono andato con il mio geometra, perché non ho la carta di credito, per poter fare l'analisi del sangue, tutto. O voglio prendere una bottiglia d'acqua sull'aereo che viaggio ogni settimana, non posso prenderlo, non c'è la carta di credito. Questo è il problema oggi. E io vivo da 5 anni questo grande problema. Eccolo. Beh, appunto, io non ce l'ho con quello che... Perché il sistema è stato sempre questo. Io sono stato contro questo sistema. Voglio dire una cosa. Quando le banche se lo sono prese con l'edilizia, se avessero fatto dei finanziamenti seri, anzi dare i soldi agli imbecilli, agli incapaci, l'avrebbero dato ai veri imprenditori, la crisi sull'edilizia non c'era, quindi le responsabilità vanno viste su quelle situazioni. Quando finanziavano gli immobiliaristi 100 volte in più del valore, lì sono coinvolte le banche, i leasing, chi faceva le stime, ma anche lo Stato e la Banca d'Italia, che non ha mai controllato. Io mi sento solo contro tutti, ma come me... Ce ne saranno migliaia o milioni di cittadini. Le attività produttive oggi sono emarginate. Questo voglio far capire allo Stato, alle istituzioni, che ho grande rispetto per mia cultura. Ecco, questa è la situazione oggi. Io non vorrei aggiungere nulla. Cioè, forse, scusatemi, lo sfogo, però io sono questo. Ecco, mi sono difeso sempre da solo, anche con le banche. Non ho avuto mai problemi di nessuno, perché non ho scheletri nell'armadio, sono una persona che ho sempre lavorato e ho una persona che ho avuto grande rispetto per tutti. Vi ringrazio. Se poi mi volete chiedere le cose, sono qua a vostra completa disposizione. Prego, senatore De Bertoldi. Prego. Grazie, Presidente. Io... Quando ascolto queste narrazioni, ricordandomi soprattutto di essere prima che un senatore capogruppo di Fratelli d'Italia in questa commissione, mi ricordo di essere un professionista, nella fattispecie un commercialista, e quindi posso capire davvero quello che lei prova. Noi, non spetta certamente a noi giudicare, conoscere, sapere quello che sono state le indagini che l'hanno riguardata, ma che, a quanto mi risulta, l'hanno completamente assolta. Purtroppo, vede... No, scusi, non è che sono stato assolto. Non ho avuto mai un avviso di garanzia, io non c'entro niente. Certo, l'hanno coinvolta. Una zona, diciamo, che non mi conoscevano, cercavano di andare sui giornali, fare quello che hanno fatto, e loro stesso hanno archiviato. Poco io ho detto, perfetto, mi dispiace, perché mi fanno pena, perché li volevo vedere in faccia, non ho avuto nemmeno questa possibilità. Capito perfettamente. Quindi, peraltro, ecco... Perché io ci tengo a questo, perché io non sono... Ecco, io giustifico anche gli imprenditori che pagavano. Era lo Stato che non c'era, perché dovevano pagare, perché erano costretti. Io non ho fatto nemmeno questo. La mia storia è unica, è strana, ma non perché ero eroe. Io ho fatto di più degli eroi, però ero un incosciente. Oggi non lo farei più. Infatti a noi, ecco, ci sono giunte sul conto del suo gruppo imprenditoriale notizie sicuramente positive, e questo non può che farmi piacere. Il tema però è molto più generale, ed è per questo che io chiedo a questa Commissione e alla Presidente di prendere spunto dalla sua situazione per procedere anche operativamente nell'attività legislativa.
È inaccettabile, come spesso è accaduto, non solamente a dottor Bulgarella, che imprese coinvolte in indagini di qualunque tipo, ma siccome io sono un garantista e per me l'indagine non significa colpevolezza, perché i giustizialisti sono altri, è inaccettabile che indagine significhi, come purtroppo significa, fallimento delle aziende. Cioè, se viene indagato un imprenditore, se viene indagato un gruppo imprenditoriale, nella stragrande maggioranza dei casi quel gruppo fallisce. Per le ragioni anche che ha esposto il dottor Bulgarella, ti chiudono i conti, ti chiedono di rientrare e anche l'azienda più virtuosa, che avesse un rapporto di indebitamento correttissimo del 20-30% sul patrimonio, se gli viene chiesto di rientrare in 30 giorni non è in grado di farlo. Quindi è evidente che noi abbiamo oggi una, diciamo, collegamento tra l'indagine delle procure, che giustamente devono poterle fare liberamente, e dall'altra il comportamento delle banche. Allora, è vero che da alcuni anni le banche non sono più enti di diritto pubblico, nei decenni passati lo erano, e questa è una contraddizione anche, perché se vogliamo, oggi non sono più enti di diritto pubblico, non devono più rientrare nel diritto pubblico, però sono sempre più uno strumento del diritto pubblico, mi sia permesso questa così definizione un po' particolare. Nel momento in cui lo Stato ti obbliga a usare i conti correnti, a tracciare i movimenti bancari, l'antiriciclaggio prevede una serie di normative di un certo tipo, il contante viene sempre più limitato, di fatto il diritto pubblico ti impone l'utilizzo delle movimentazioni bancarie. Allora non è possibile che nel momento in cui lo Stato ti obbliga all'utilizzo delle movimentazioni bancarie, con l'altro braccio un ente privato ti chiuda i conti, perché qualcosa non funziona. E su questo i colleghi del Senato soprattutto lo sanno, c'è anche un disegno di legge, se non sbaglio, del collega della Lega Siri, che da qualche anno giace in commissione. Io quindi mi appello davvero alle forze politiche perché ci si muova, perché qui non è tanto il tema ovviamente di una persona, che certamente ci dispiace che abbia avuto, che abbia questi problemi, ma è un tema che riguarda l'intero paese. Noi dobbiamo mettere in condizione il sistema economico di non essere dipendente dal sistema giudiziario. Non è che perché arriva un avviso di garanzia uno è un delinquente. Certo, si è fatto politica in questo modo negli anni. Arrivava l'avviso di garanzia e quello era un delinquente. Arrivava un'indagine e quello era un delinquente. No, non è così. Fino a che una sentenza non passa in giudicato, un cittadino è, fino a prova contraria, senza macchia alcuna. Allora che noi si vada a rovinare le persone, ma dico ancora di più, a creare problemi al sistema economico, perché questo è quello che è l'interesse nazionale. Se il gruppo imprenditoriale del dottor Bulgarella chiudesse, non ci rimette tanto la sua famiglia, certo, e dispiace, ma ci rimette il sistema Italia, ci rimette la Sicilia, ci rimettono quelle centinaia di lavoratori e di famiglie che lavorano per lui. E allora dobbiamo porre fine a questo populismo demagogico che ha caratterizzato gli ultimi decenni e dire con una parola chiara che il sistema bancario deve assolutamente su questo piano cambiare rotta. Noi lo potremmo fare, Presidente, se decidessimo di passare su questo, ad esempio su questo tema, dalla fase ovviamente importante delle audizioni, e sarà utile audire al più presto sul tema anche le banche, passare a una fase propositiva. Facciamoci noi portavoce di una proposta che di fatto renda l'utilizzo dei conti correnti, l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico come un diritto del cittadino. La banca non può chiudere un rapporto, non può chiedere i rientri immediati solamente perché si è aperta un'indagine. Ecco, questi sono aspetti sui quali noi dovremmo intervenire e quindi come Fratelli d'Italia do la disponibilità dell'opposizione ad un dialogo immediato con la maggioranza su questi temi. Allora, facciamo un attimo il punto della situazione. Intanto io veramente ringrazio i presenti, che tra l'altro sono assidui frequentatori di questa commissione, perché oggi il caso dell'imprenditore Bulgarella è un caso di una persona che
che ha combattuto sul nostro territorio e del quale la Commissione si è occupata su più livelli, grazie anche al contributo delle persone presenti, perché il nostro Paese e la Commissione e le istituzioni non bisogna ricordarseli solo quando questa Commissione porta avanti audizioni che magari vanno nella direzione di audire appunto soggetti che toccano determinati interessi, allora si va a finire nell'agone mediatico e magari persone che non conoscono bene lo svolgimento dei lavori decidono poi di fare rappresaglie mediatiche. La Commissione si è occupata a più riprese di persone che combattono tutti i giorni sul terreno e quindi ringrazio voi presenti che insieme con i lavori che avete seguito i lavori della Commissione avete avuto modo di dare il giusto valore a tutti, perché il nostro paese tutti sono importanti, dall'interesse del piccolo imprenditore, del medio imprenditore, del grande imprenditore e dell'alta finanza, e la politica deve avere attenzione a tutti, uno, e questa Commissione ha sempre avuto massima attenzione, quindi grazie a chi è presente. Due, per quanto riguarda le persone, diciamo, che hanno difficoltà quotidiane con le banche, sappiamo che è attivo il nostro sistema di segnalazioni, che è iperattivo, cioè noi ci e grazie anche al lavoro appunto che avete contribuito a portare avanti, perché tutto passa per la volontà dell'ufficio di presidenza e della commissione intera, per i presenti ovviamente, e abbiamo attivato questo servizio di segnalazione in cui gli imprenditori possono fare, cui imprenditori o chiunque, persone che abbiano difficoltà nell'interlocuzione con le banche, possano fare delle segnalazioni, possono allegare documenti e con una procedura standard, un protocollo standard, un'istruttoria, la cosa viene seguita con grande attenzione, quindi senza nessun livello di trascuratezza. Per quanto riguarda le proposte normative, anche qui c'è un tavolo di lavoro sui crediti in sofferenza, che riguarda una proposta che ovviamente, non essendo stata, diciamo, è stata da me proposta in una forma e poi adesso si sta evolvendo anche sulla base di un tavolo di lavoro che sta mettendo a punto delle modifiche, e anche lì quella è una proposta che riguarda proprio i crediti in sofferenza, quindi a maggior ragione continuiamo su questo solco con attività propositive che aiutino proprio quell'attività di credito che le banche non devono mai dimenticare di dover fare, cioè le banche sono istituti di credito. Ora poi opereranno nell'ambito del diritto privato, nell'alveo del diritto privato, nell'alveo del diritto pubblico, nell'alveo del diritto che vogliono, però il risparmio è tutelato dalla Costituzione e il credito è comunque il midollo spinale di qualunque attività di impresa. Quindi è evidente che comunque svolgono un ruolo delicatissimo. Quindi la Commissione è presente, è sul pezzo. E ringrazio ancora appunto voi che date sempre giusti spunti e che mi date anche l'opportunità di ascoltare le persone comuni che operano con difficoltà tutti i giorni sul campo. Prego, consigliere Lannutti. Grazie, signora Presidente. Ringrazio anche il coraggio del signor Bulgarella. Ascoltarlo è un dovere, perché le sue parole rappresentano una realtà drammatica. Cioè qui noi abbiamo un sistema, il sistema bancario, con tanti corollari. Dovrebbe essere vigilata dalla Banca d'Italia, e però la Banca d'Italia... Ci sono stati crack bancari per centinaia di miliardi di euro e dove vigilavano? Non vigilava mai. E questo purtroppo è il racconto di un sistema collaudato di complicità, di illegalità, di usi, di abusi ordinari soprusi. Questo è davvero il racconto di un paese alla rovescia, dove gli imprenditori onesti, dove
i servitori dello Stato vengono indagati, diffamati, denigrati, mentre le cricche, i faccendieri, questi vengono premiati da questo sistema. Ora, la storia del signor Bulgarella, io qui, insomma, potrei anche leggere qualche passaggio, però non voglio far perdere tempo. È la stessa storia della Divania di Bari. C'era un'impresa a Bari, la Divania, dava lavoro a circa 800-900 dipendenti. La banca Unicredit, e il signor Bulgarella ha parlato di derivati, di questi strumenti NPL, eccetera, strumenti truffaldini. Allora al signor, diciamo, Parisi gli vennero fatti fare dei contratti derivati, truffa, e questa truffa lo ha portato al fallimento. Cioè la Divania di Bari è fallita. Ci sono ancora inchieste aperte. Profumo, che adesso è il grande capo, diciamo, di un'azienda importante, è stata condannata, addirittura gli hanno pignorato lo stipendio, perché gli imprenditori che hanno coraggio non si fermano contro un muro di gomma, muri di gomma di un sistema tutelato dalle massime istituzioni. Questo dobbiamo dire, e io lo dico perché noi siamo una commissione d'inchiesta e noi facciamo il nostro dovere, non dobbiamo aver paura di nessuno, non dobbiamo aver paura. E poi c'è anche la storia di Antonino De Masi, un imprenditore di Gioia Tauro. Queste persone, l'associazione che io ho fondato nel 1987, il 13 maggio, le abbiamo difese. Le abbiamo difese dall'anatocismo, dall'usura. E Antonino De Masi gli hanno chiusi come lei, tutti i conti. E lui in un'intervista, il titolo, affermò: sono un morto che cammina. Vi racconto la mia battaglia contro 'Ndrangheta e banche usurarie e contro quelle istituzioni che avrebbero il dovere e il compito di salvaguardare le persone oneste e non massacrarle. Quindi io ringrazio il signor Bulgarella per il coraggio che ha dimostrato. Noi certo che dobbiamo fare di più. Raccolgo anche l'appello del collega. Insomma, io mi sono occupato di banche per tanti anni dopo aver lavorato in banca, e questo sistema non si scalfisce, questo è un muro di gomma, però noi dobbiamo provare ad accendere una luce. E quindi dobbiamo anche dare la possibilità al signor Bulgarella di poter continuare a fare queste battaglie, anche se le istituzioni poi lasciano soli i propri uomini migliori, li lasciano soli. Quindi questa proposta, caro De Bertoldi, quella di un conto, perché poi alla fine, se noi ci rendiamo conto, il denaro è come droga. Ma mentre dalla droga ci si può liberare, dalla tossicodipendenza del denaro, che per forza deve passare tramite i canali bancari, anche con la limitazione al contante, non ci si può liberare. Quindi dobbiamo onorare quel morto che cammina, come Antonino De Masi, come il signor Bulgarella, come tutti gli altri che fanno queste battaglie. Senza le banche, sono importanti, io ci ho lavorato, ma diciamo quello che è accaduto nella storia di questo paese. Ieri abbiamo avuto l'audizione di MPS, la più antica banca, nata nel 1472, mentre la scoperta dell'America è avvenuta 20 anni dopo, nel 1492. E lì c'è stato un crack di oltre 60 miliardi di euro, per la precisione 63,9 miliardi di euro tra aumenti di capitale, valore della banca che era quasi 15 miliardi nel 2006, ne vale meno di un miliardo, interventi dello Stato, 60 miliardi. E noi abbiamo qualche
è stata funestata pure da Davide Rossi, insomma, un povero manager caduto dalla finestra, e noi abbiamo qualche responsabile, qualcuno che paga per questo crack di 60 miliardi. E come mai il Tesoro non fa azioni di responsabilità? Ci sarebbe un tesoretto di 10 miliardi di euro, diciamo, da rivendicare a chi, a quelle banche che hanno fatto i derivati, quelle banche estere. Perché non facciamo questa azione di responsabilità? Quindi io, signora Presidente, chiudo. Ringrazio il signor Bulgarella per il coraggio che ha dimostrato e speriamo davvero di lasciare questa commissione. È importante, nonostante qualcuno è nata per fare le inchieste e noi abbiamo tutti la coscienza, io ho la coscienza pulita di fare, di onorare il lavoro di un senatore o di un deputato per l'interesse generale del paese, non di questa o di quella cricca. Quindi, signora Presidente, magari se possiamo anche, diciamo, dare corso alle audizioni anche di chi doveva controllare, non l'ha fatto, per il signor Bulgarella. Grazie. Sì, allora io ribadisco che c'è una parte pubblica che ovviamente deve essere a tutela di tutti e non vanno fatti nomi eccetera. Dopodiché la commissione è disponibile anche a secretare una parte del contenuto se qualcuno di voi volesse fare delle domande più dettagliate. Fermo restando che, come abbiamo detto, anche nel materiale che ha mandato il signor Bulgarella c'è una parte riservata che però è a vostra disposizione e che potete consultare, ovviamente tenendo conto di tutti quei limiti che ci sono, perché è riservata, e però voi conoscete bene i limiti del regolamento e quindi sicuramente non ci si commetteranno errori. Prego, senatrice Rivolta. Grazie Presidente, grazie innanzitutto a lei che ha voluto procedere con questa audizione che è importante. Conosciamo le vicende dell'ingegner Bulgarella da tempo ed è paradossale vedere per quanti anni si sta trascinando questa situazione. I processi vanno fatti, per carità, ci mancherebbe, ma nel momento in cui una società, una persona esce dall'indagine perché è archiviata la sua posizione, non si capisce perché non riesca a bloccarsi il meccanismo di blocco di tutti i conti. Un blocco così importante che ancora resiste e impedisce a un imprenditore, la cui posizione è quella di essere stati archiviati, di non poter lavorare. Giustamente lei diceva, Presidente, prima dobbiamo tutelare chiunque sia in questa condizione, sia i piccoli che i grandi, certamente. E infatti immagino che, come me, a molti di voi sia arrivata segnalazione di altre fattispecie di questo genere, cioè persone coinvolte in processi che riguardavano infiltrazioni della criminalità organizzata, che magari erano solo fornitori e che per anni si trovavano la posizione completamente bloccata. Qua stiamo parlando, lo ricordava prima l'ingegner Bulgarella, stiamo parlando di centinaia e centinaia di lavoratori, stiamo parlando di imprenditori credibili, per bene. E allora effettivamente qualcosa in questo paese non va. I colleghi prima lo ricordavano, cioè chi dovrebbe vigilare dovrebbe essere meno distratto, le tempistiche, ma questo sappiamo bene che è un problema gigantesco sul quale ci stiamo prendendo anche dei compiti molto precisi, degli obiettivi molto precisi per rimanere all'interno delle richieste del PNRR, cioè la nostra giustizia deve finalmente lavorare con una celerità
che è di là da venire, però nessuno può giustificare la tempistica che rimane attuale, che rimane uno dei limiti più grossi allo sviluppo delle nostre aziende, del nostro paese. Quindi questa sfida. Però in questo meccanismo, in questa spirale certamente non virtuosa, ci sono le persone. Ci sono le persone e quindi, certo, prima il collega De Bertoldi citava la proposta di legge del senatore Siri. Questa commissione, i componenti di questa commissione possono lavorare su questi temi, anzi è un nostro dovere, siamo noi legislatori, quindi se non noi chi è che lo deve fare? E quindi è una sfida che in questo ultimo anno di legislatura, in una situazione veramente che nessuno si sarebbe mai aspettato, però anche in quest'ultimo anno noi potremmo gettare le basi per un cambiamento che sia a favore dell'impresa, quella buona, che sia piccola, grande, grandissima, che sia a favore delle persone per bene e che veda invece un intervento preciso che riporti sui binari giusti anche l'attività di banche e di tutti quelli che invece creano storture nel mercato. Collega Dell'Olio, prego. Grazie Presidente. Dunque su questo aspetto c'è una questione che secondo me è stata già citata un po' da tutti e quindi a questo punto credo che sulla quale dovremmo procedere, perché non mi è chiara una cosa. Se c'era un accordo di ristrutturazione in piedi e quindi appunto con l'accordo di ristrutturazione ed è stato approvato, quindi bisogna andare avanti perché altrimenti salta tutto l'accordo di ristrutturazione. Se salta l'accordo di ristrutturazione per delle motivazioni legate alle vicende giudiziarie del dottor Bulgarella, quindi del proprietario di queste aziende, qui c'è un problema a livello più che non solo legislativo ma procedurale, perché come ha detto prima il collega De Bertoldi, nel momento in cui la magistratura ha deciso di si è resa conto e quindi ha archiviato le indagini, allora a questo punto viene meno una motivazione legale per non concedere l'utilizzo dei conti. Le banche, è vero, hanno la loro autonomia nel decidere, però di fatto nel momento in cui c'è un piano di ristrutturazione significa conclamare il fallimento di tutte queste società. Quindi qua parliamo di circa 1700 dipendenti, mi pare di capire. Ora, si entrerebbe a questo punto domani, io sono abituato a cercare di vedere le cose più avanti nel tempo, si entrerebbe domani in una problematica di eventuali fallimento di aziende, quindi con 1700 lavoratori, quindi con famiglie, quindi parliamo forse circa di 3000 e passa persone mediamente, che avranno dei problemi e la responsabilità poi di chi è, dell'imprenditore di partenza o delle aziende bancarie che avevano un accordo di ristrutturazione e non hanno permesso alle aziende di lavorare. Quindi qua c'è un problema serio, perché o la magistratura ha effettuato una decisione che era quella di archiviare, che era giusta, e allora non si capisce cosa succede, perché le banche non fanno qualcosa, non operano perché questo vincolo è venuto meno, o la magistratura ha deciso in un senso, ha voluto archiviare, e le banche non operano. A questo punto per quale motivo? Sanno qualcosa che la magistratura non sapeva? Io devo fare delle ipotesi, non ci conosciamo, quindi devo ipotizzare i vari scenari. Quindi comunque di fatto il comportamento di aziende di credito che hanno libertà di agire ma che non rispettano un accordo di ristrutturazione è un qualcosa che ha una rilevanza superiore a quella della singola azienda. Qua parliamo di un gruppo di aziende e le aziende per loro stessa natura hanno una vita propria, devono poter andare avanti anche senza il fondatore. Avendo una vita propria non si possono legare totalmente la vita dell'azienda alla vita dell'imprenditore o del proprietario.
Per cui ritengo che supplementi di indagini e di valutazione con gli istituti di credito che avevano sottoscritto accordi di ristrutturazione e non stanno permettendo a questo accordo di andare avanti, credo che siano una cosa dovuta. Grazie. Collega Buratti, prego. Sì, grazie Presidente. Intanto ringraziamo il dottor Bulgarella per la sua testimonianza. Credo che come lui tanti altri imprenditori purtroppo si sono trovati in situazioni di questo tipo. E però vorrei rifarmi a ciò che diceva il collega, il senatore De Bertoldi, quando all'inizio nel suo intervento diceva, insomma, molte volte purtroppo è successo, e diciamo la verità, a volte ha riguardato anche colleghi impegnati in politica, nelle istituzioni, che sono stati subito condannati ancor prima di aver ricevuto avvisi di garanzia, oppure solo in base a delle voci, o ancora solo perché avevano avuto un avviso di garanzia. Allora qua c'è un discorso forse, come dire, di atteggiamento e di cultura anche da parte di tutti noi, che dovremmo, e questo dovrebbe essere la regola generale, no? Come ci vuol garantire anche la nostra carta costituzionale rispetto a ogni singolo individuo, ogni singola persona. Questo purtroppo spesso non accade. E allora quando purtroppo invece, come ci è stato relazionato, quindi il documento che ci è stato consegnato, si attivano tutta una serie di procedure che poi un imprenditore si trova con un atteggiamento da parte delle banche che intervengono andando a chiudere e quindi senza avere un rapporto con le banche, sappiamo, e lo abbiamo purtroppo verificato durante anche il periodo del lockdown, situazioni sicuramente anche meno importanti da un punto di vista degli importi dei quali si trattava, ma tanti piccoli commercianti si sono trovati in difficoltà perché avevano sulle loro spalle, diciamo, delle situazioni di contenzioso con gli istituti bancari che improvvisamente gli hanno chiuso i rapporti e quindi si sono trovati senza poter agire, senza gli affidamenti, e tutto questo ha riguardato molti imprenditori. Da lì l'intervento che poi il governo più volte e più riprese ha fatto proprio per venire incontro a quelle situazioni. Ma per ritornare alla vicenda del dottor Bulgarella, delle sue aziende, effettivamente anche il collega che mi ha preceduto ha rappresentato una situazione rispetto al piano di ristrutturazione, quindi alcuni interrogativi sui quali forse è meglio anche andare ad approfondire per comprendere il procedimento seguito, quali sono gli, diciamo, quelle impedimenti o quello che c'è stato che non ha portato o ha creato una condizione per cui, come ci veniva testimoniato direttamente dal dottor Bulgarella, di non poter avere nessun conto corrente aperto in una situazione di estrema difficoltà imprenditoriale, ma anche personale, proprio come persona, come individuo. Ecco, io credo che tutte queste questioni che sono emerse da parte nostra come Commissione è importante, e come legislatori anche intervenire, perché come più volte mi sono trovato a dire, non vorrei anche ripetermi se l'ho già detto in questa sede, insomma, no? Le lezioni inutili di Einaudi, che ci diceva prima conoscere, poi discutere e poi deliberare. Quindi conoscendo, entrando come facciamo oggi, questa mattina, in quella che è la realtà, il vissuto di molte persone, può essere utile per intervenire e quindi per creare quelle condizioni normative perché certe cose non si debbano più verificare. Anche perché lo sappiamo bene, un imprenditore poi le risposte devono essere immediate per poter procedere col suo piano di investimenti, con la sua attività. Quindi quando invece non c'è una risposta immediata, quando non si riesce ad analizzare, affrontare e dare risposte concrete, poi si determinano situazioni di crisi aziendale. Ecco, io credo che su tutto questo
noi dovremmo intervenire. Dall'altra, voglio dire, mi sia consentito, che ormai insomma, attività professionali ci hanno portato a contatto anche col sistema bancario nella sua interezza. Non è che tutto il sistema bancario si comporta in questa maniera, per fortuna e viva Dio. Purtroppo, come ci è stato testimoniato, ci sono state anche invece persone che il dottor Bucarella ha incontrato che addirittura indicavano i professionisti, cose che secondo me un istituto bancario certamente non deve fare. Grazie. Sì, infatti. Laus, prego, con il senatore Laus. Grazie Presidente, io per economia di tempo evito di fare alcune diciamo analisi che sono state già fatte dai miei colleghi. Mi riconosco pienamente a partire dall'ultimo del collega Buratti, dove le sentenze poi spesso per chi fa politica è non la fine del processo ma all'inizio. Però qui apriremo un dibattito, non usciamo più. Per stare nel sentiero di questo incontro, di questa audizione, intanto la ringrazio. Io ho letto velocemente, proprio dico velocemente perché stamattina sono venuto in possesso, le faccio solo una domanda. Nella pagina 7 si parla delle istanze di fallimento. In pratica il gruppo Unicredit presenta istanze di fallimento in danno delle 12 società del gruppo verso cui era esposta. L'istanza di fallimento poi dopo, peraltro, quindi desistite. Cioè abbiamo Unicredit che fa istanza di fallimento, perché c'è una fotografia. Deduco, mi piace pensare, che l'istanza di fallimento venga fatta sulla base non del giudizio, tra virgolette, in corso, ma sulla base della fotografia dei numeri. Quindi si fa istanza di fallimento, poi a un certo punto desiste, ritira, dice no, vabbè, ok, ragioniamo. C'è stato qualche... Io spiego subito, due motivi sono. Fare bella figura col PM... Terminare prima il senatore Laus tutte le domande e poi dà la parola sì, a me. Terminato. Non essendo io, a differenza di alcuni colleghi, un fiscalista, un commerciante, delle procedure magari non conosco bene i dettagli. Però secondo un'organizzazione logico del pensiero, chi fa istanza di fallimento, per arrivare a fare l'istanza di fallimento, l'istituto è preoccupato, dice no, qui... io ci perdo tutto. Poi a un certo punto si ritira l'istanza e allora la domanda è, perché non sono riuscito a capire, è successo qualche cosa, ecco, se mi dà un... Posso rispondere? Grazie. I motivi sono due. Primo, è un motivo che io giustifico, no? Farsi bello col PM perché erano coinvolti con me, nel senso... Questa inchiesta nasce perché, oltre alla mafia, che l'unica idea mi favoriva. Cito quello che ha detto Di Noia. Ha detto, ma signori miei, signore Presidente, ma quale accordo? Se Bucarella non ha avuto mai un accordo. Bucarella ci sta attaccando perché chiede di essere rimborsato dei soldi che noi ci abbiamo rubato. Di Noia, non l'ho detto io. Si va da 6 milioni a 9 milioni, senza considerare l'usura. Tanto è vero che l'unica idea poi mi ha riconosciuto circa 15 milioni. Quindi questo è uno per giustificare e allontanarsi dalla mia posizione. E mi sembra anche giusto. L'altro è il loro obiettivo. L'obiettivo delle banche, voi sicuramente ne capite più di me, è quello di fare il 67 al 182 per avere più responsabilità ed essere blindati. E ci sono riusciti. Io sono con la bicicletta, vado contro un camion. Non ce la posso mai fare, ecco, ok? E ho dovuto fare il 182, forse lei mi capisce bene, ok? Ecco qual è il motivo, due sono i motivi. Quindi, ecco, per me i motivi sono questi. Poi, non so se posso dire un'altra cosa. Ecco, se vuole aggiungere qualcosa. Per quanto riguarda sulla base degli interventi. Io ho delle società che non ho un rapporto con le banche, ma non mi aprono lo stesso il conto corrente. Ora,
vedi, le ipotesi sono due: o perché è rimasto questo alert rischio riciclaggio dei 5 anni, questa è una fesseria, hanno messo lì il computer, i programmi che fanno, non li leva nessuno, non ci pensa nessuno, un'attività produttiva, un imprenditore, è carne da macello ormai, non si interessa a nessuno. E quindi un può essere questo, oppure le contestazioni, che io ho vinto, che mi hanno restituito i soldi, che erano. Quindi uno dei due, io penso che sia questa alert, perché quando leggono Bulgarella, mentre prima ero coccolato dai vari direttori, dagli amministratori delegati, ora c'è questo alert che io c'è un senso di rifiuto da parte di tutti, quindi per questo dico è una cosa grave. Se posso aggiungere qualcosa a quello che ho sentito, per esempio so che c'è una proposta del senatore Siri, ma da 2 anni che ferma, voi rappresentate l'istituzione, o i crediti in sofferenza, signori miei, si stanno svendendo al 5, 10, 15%. Perché non salvate le attività produttive? Anche farle pagare al 50%, non al 15%, anche al 50%. Queste sono le cose serie oggi che bisogna fare. E salvate le attività produttive. Le attività produttive chi sono? Quelli che lavorano, ci mettono la faccia, ci mettono il proprio patrimonio. Questi è oggi quello che si deve fare. Ma se si parla sempre, non si fa mai, si passano gli anni, le aziende falliscono dall'oggi al domani. Parlate voi, non io solo, ma tutti. Anzi, io mi sto salvando perché c'ho un'azienda sana, perché sono combattivo, perché ho i miei dipendenti che sono degli eroi, che anche se non pago lo stipendio sono lì a lavorare, ma gli altri non ce la fanno. Questo oggi è la svolta che bisogna fare, altro che parlare e parlare. Ora io non parlo più, siccome vivo queste cose dalla mattina alla sera e capisco benissimo, ripeto, io sono dalla parte delle banche, io adoro le banche. Ma oggi non ci sono più. Le dicevano, no, il sistema, ma il sistema va dietro i servizi, non è come una volta, che aveva un rapporto diretto, soprattutto nella mia regione, non esistono più le banche vere, se le sono rubate tutti. Io sono stato testimone, è da lì che incominciano i miei guai, perché io l'ho attaccati da persona libera. Io l'ho scritto anche nei miei libri, faccio nome e cognome, non è il caso di dirlo adesso, perché il Presidente giustamente non è giusto, ma io ho le idee chiare di questo. Quindi ecco la situazione. Io dico, speriamo che si metta in moto un meccanismo per fare chiarezza di queste cose, anche con un confronto diretto. Ringrazio sempre a voi che mi date... Se avete letto la relazione, mi volete fare delle domande, sono a vostra completa disposizione, perché io poi non posso ricordare tutto, quindi particolare, ecco, ringrazio il senatore che mi ha chiesto questo fatto del fallimento, che è stato uno scandalo. Ma che cosa è successo, caro senatore? Quando mi hanno istanza di fallimento, anche le altre banche mi hanno rovinato, cioè che tu... anche se poi c'è la resistenza. E quello perché ho dovuto fare, in parte, applicare questo strumento. Io non avevo bisogno di fare la ristrutturazione. Le mie aziende sono sane, io ero regolare. Si figuri, porto un esempio di una banca, Pisa, famosissima, le due torri, penso che sia il lavoro più importante della Toscana, vicino all'ospedale. Bene. Sono le due torri, 200 appartamenti, un finanziamento di 24 milioni, mi chiudono il finanziamento in corso, una banca lo vende un'altra banca, lo fa con tutti, quando c'è stata la crisi, io non ho avuto un finanziamento. Ma sai il problema qual è stato? Che io ho dovuto rimborsare la banca perché mi aveva finanziato il primo lotto con il terreno, ho dovuto rimborsare 7 milioni ai miei clienti, svendendomi tutto, perché io ho una faccia. Non sono i fondi speculativi che non hanno faccia, non hanno nemmeno un'ombra. Quelli bisogna controllare, cara istituzione. Ora mi fermo. Grazie. Se mi tocca sfogarmi, scusate. Grazie. Non mi so controllare quando vedo queste cose. E nessuno ne parla di queste cose, nessuno. Noi sì. Speriamo. Eccoci. Spero che ci riprenderanno tutti i media, ripeto, con la stessa attenzione con cui vengono riprese altre scelte della Commissione. Io ribadisco, spero che gli stessi giornali con la stessa attenzione e gli stessi commissari assenti per motivi personali o non personali
si occupino di far riprendere questa audizione su tutte le testate, perché questo è il nostro paese. E quando lo Stato non abbandona questi imprenditori, vuol dire che accadono anche cose come quelle che sono accadute oggi, cioè che l'ingegner Bulgarella è qui da noi a raccontare la sua storia, ma che tutta poi la macchina si metta in moto per portare avanti questa istanza che la Commissione Banca intende tenere sempre sul banco, che comunque continua a seguire attraverso il sistema di segnalazione, attraverso la documentazione che è arrivata anche a supporto al di là dell'audizione che continueremo, e che è materiale che riguarda, che è agli atti della Commissione, quindi non si esaurisce qui la nostra attività. Continueremo a seguire la vicenda e faremo ulteriori anche altre audizioni, come facciamo per tutti. La Presidente è pronta a raccogliere le istanze dei colleghi per ulteriori altre audizioni in merito all'approfondimento su questo tema. Sì, prego, collega De Bertoldi, collega Buratti, e poi chiudiamo. Brevemente, per chiedere se magari in modo segretato può il ingegner Bulgarella farci riferimento in modo più puntuale anche a nomi ed episodi che lo coinvolgono soprattutto in questa fase, nelle quali le banche o la banca, non lo so, non sta dando un riscontro a suo dire corretto, in modo che eventualmente poi noi possiamo decidere di entrare più direttamente sul punto. Quindi questo ovviamente in modo secretato, per evitare, insomma, percussioni pesanti poi che non gestiamo più. Collega Buratti, dica la sua, poi chiudiamo la seduta. Ingegner Bulgarella ci dice questi ulteriori dettagli in seduta segreta e poi così chiudiamo. Prego, collega. La domanda che volevo farle è questa: se non sbaglio, lei all'inizio nella sua relazione ci diceva che ad oggi lei non ha un conto corrente aperto, giusto? Ci sono stati momenti dal 2015 in poi, per diversi anni, al 90% del mio tempo, non ho avuto mai un conto corrente, un posto. Accumulavo, perché i miei alberghi non li potevo gestire, li davo in gestione, accumulavo questi affitti e non potevo nemmeno versarli. Attualmente alcune società sono riusciti, ma sono riusciti pagando anche delle parcelle sose a un avvocato, eccetera, a farmi aprire a una banca di Milano, una banca privata. Ma la banca privata è banca privata, puoi fare soltanto i versamenti, ok? Non puoi fare altre cose, non puoi fare i movimenti. Ogni volta devo andare lì a versare, ogni volta che faccio un versamento per le tasse, eccetera, devo avere la mia autorizzazione. È una cosa un po' difficile, no? Quindi qualche conto corrente ce l'ho, ecco, l'Unicredit, dopo che l'abbiamo minacciato di danni, perché all'Unicredit noi abbiamo una causa grossa, ci ha aperto i conti, ma adesso ha scritto, questo nel 2021, ha aperto di nuovo i conti, però adesso è scritto che il 18 di marzo li chiude. Adesso siamo sempre in trattativa, ma le trattative costano i professionisti, costano, che tu devi rinunziare ai tuoi diritti, non so se mi capite, posso dire altro, perché poi cosa, capito? Io mi sento l'Ucraina, bersagliato continuamente di tutti. Il problema è questo, cioè io ho tutti i documenti, io non ho paura di dire le cose, anche fare i nomi, perché io ho tutti i riscontri, non ho. Però vedi, poi penso che le banche può anche darsi questo alert rischio riciclaggio, può essere pure una fesseria, perché magari il programma esce così e rovina l'economia di una nazione per una parola messa male. Perché io, ripeto, si parla tanto di inchieste, io non ho avuto mai nessuna inchiesta, io ho avuto l'inchiesta ma fasulla, cioè nel senso, io non ho avuto mai un avviso di garanzia, non sono stato mai nemmeno a processo, hanno visto le carte e basta, mi hanno chiesto pure scusa, la stessa procura. Ma infatti io ho fatto tanti lavori, penso di essere una delle imprese più grosse della Sicilia, ma in Sicilia mai nessuna procura
sanno pure le pietre chi è l'impresa Bulgarella, pure le pietre e anche le banche. Ma oggi le banche private non ci sono più, le banche siciliane non esistono più, siamo dei numeri. E basta che vai, mi adorano i preposti, i direttori di banca, mi adorano, si mettono a, ci sono stati preposti, si mettono a piangere, però poi non possono fare nulla, perché dall'alto al riciclaggio. Io la notte non dormo, è questo, o perché, non perché io volevo fare le perizie e volevo restituire i soldi che mi avevano rubato, io non l'avrei fatto mai con le banche. Sono stato costretto quando mi hanno fatto istanza di fallimento, quando mi hanno costretto a fare il 182, e allora ho fatto 39 giudizi. Ma io non l'avrei fatto mai, perché una persona, credetemi, una persona che sogna, una persona che lavora, una persona che ha una struttura, non pensa mai di fare causa nessuno. Mi scusi. Noi ci interessa una cosa sola, lavorare in un modo sereno. E l'Italia deve volere questo, se vuole bene l'Italia, perché non si può produrre con le carte, si produce se si lavora. No, perché era il ragionamento conseguente era, se uno non ha un conto corrente si trova a dover gestire il denaro contante, di conseguenza si trova a fare un'altra violazione. Perché... Senatore, il mio caso, io più del conto corrente parlo dei posso. Io che oltre a fare l'imprenditore e costruire gli alberghi dei recuperi d'immagine, io poi per una questione di qualità li gestivo, ma mi si è elevata questa possibilità, io non ho più la possibilità, perché magari il conto corrente per un periodo breve te lo danno, poi se ne accorgono te lo levano. Il posso è l'unico strumento che può avere vita un'attività commerciale, e l'albergo è un'attività commerciale, capito? Questo è il posto, questo dico, è mai possibile che lo Stato, perché a questo punto, quello ho detto poco fa, io posso pure la banca, fa i suoi interessi, oggi non è una banca come una volta, oggi è speculazione e mi sta pure bene, ma lo Stato dov'è? Non può consentire a un imprenditore vero che lavora, che vuole pagare le tasse e non poterle pagare. Io per diverse, dovevo fare la rottamazione, l'ho fatto per alcune società, per altre non lo potevo fare. Avendo i soldi non potevo pagarli perché non ho il conto corrente. Questo è il dramma. Forse non lo capisce nessuno, perché se uno non li vive queste cose non li può capire. Ma questo io da cittadino, da imprenditore non capisco. Questo è veramente l'assurdo. Com'è che non si può capire questo? Lo Stato permette di rubare. D'accordo, sono d'accordo. Fai quello che vuoi. Ma deve permettere al cittadino onesto di poter pagare le tasse. Devi dare gli strumenti per poter pagare le tasse, per dare i propri dipendenti. La Posta mi ha dato, dico, okay. La Posta, allora, mi ha chiuso i conti, non mi dava i soldi. Allora io direi una cosa, mesi. E quando sono andato a versare l'assegno, la banca questa privata dice: ma guardi che il suo assegno è rubato. Come è rubato? Sono soldi miei, l'avevo messo rubato. Sono stati 6 mesi prima che ho versato i soldi. Ma di episodi così ne posso raccontare centinaia. Possono esistere queste cose. E non mi difende nessuno. Che devo fare? Con chi devo parlare? Io farei così. L'obiettivo. Metterei seduta segreta in modo tale che l'ingegner Bulgarella ci dà qualche indicazione aggiuntiva. Prima la collega Rivolta. Chiedo scusa, Presidente, ancora una volta. Perché poi c'è l'informativa. Infatti questa può essere, anzi voglio che sia nella seduta normale non segretata. Io ricordo appunto il famoso... la proposta di legge Siri è depositata da 2 anni. Ha già avuto il parere favorevole del Tesoro, aspetta invano il parere della Banca d'Italia, quindi io penso che la nostra commissione potrebbe anche sollecitare, cioè fare presente questa cosa. È proprio il disegno di legge sul conto corrente di base che potrebbe risolvere appunto lo stop totale a quegli imprenditori e a quelle persone che si trovano in situazioni di difficoltà, come l'ingegner Bulgarella, ma anche tanti piccoli, come abbiamo detto, che si trovano a non poter più fare niente.
Allora, intanto questo è un altro ulteriore tassello. Sicuramente ci occuperemo anche, una volta avute le coordinate, insomma, i parametri precisi e tutti i dati, di chiedere un parere, un libero parere alla Banca d'Italia, se è questo il punto per cercare di dare una scossa alla procedura. Prego, collega Lamy. Ricordo, non so se il senatore De Bertoldi mi può confortare, che noi sta in Commissione Finanze e che la Banca d'Italia non ha dato parere positivo. Spero di ricordare male, ma per, sì, questo, verifichiamo. Per questo si è arenato. Perché non c'è parere positivo neanche dall'ABI? Non ci limitiamo, a parte che vediamo, speriamo che non sia così. Nel caso cerchiamo anche di capire il motivo di questo parere, se ci dovesse essere una forma conciliabile, vediamo, perché componiamo, diciamo, i vari punti di vista in maniera del tutto, diciamo, asettica, però sempre a sostegno di quello che è il nostro faro, che sono i cittadini e le imprese che devono lavorare. Quindi alla fine una via in quella direzione si dovrà pur trovare. Le istituzioni devono alla fine combaciare con gli interessi che portano avanti gli imprenditori, che poi tutti i giorni alimentano con il loro lavoro anche la macchina dello Stato, per fortuna, e quindi vanno fatti lavorare onestamente. Allora, io chiuderei a questo punto la seduta, perché diciamo partiamo dalla parte segreta. Lei ci dice quello che ci può aiutare poi in altre sedi a fare gli ulteriori approfondimenti. Quindi passo in seduta segreta.